L'ID al quale mi potete seguire è 3399056, grazie. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Saranno 4 mesi, 5 mesi che non mi vedete in faccia proprio perché ho smesso un attimo coi video con la telecamera, però ora è ripreso e non capite, vero? Siete confusi? Sì, vabbè, anch'io ho provato questo nuovo look che così proviamo, tentiamo. E siamo tornati su Best Club Manager. Cosa faremo principalmente oggi? Oggi ho cambiato anche il telefono perché quello mi è esploso praticamente. Oggi cosa faremo? Praticamente cambieremo, rinnoveremo tutta la nostra formazione, la nostra squadra, faremo degli opening pack molto interessanti. Faremo 2-3 opening pack che vedremo che giocatori abbiamo. Abbiamo tenuto tutti i giocatori nascosti, butteremo quelli vecchi sopra i 32 anni, 30 anni, adesso vediamo quale cosa dobbiamo scegliere. Neymar mi sa che lo metteremo nella Hall of Fame e altre persone metteremo nella Hall of Fame, altre terremo, faremo l'allenamento dopo che ho finito e nel prossimo video, se il video vi è piaciuto, testeremo questa nuova formazione e ora andiamo a fare le miracolose. Come prima cosa, quando sono ritornato su Best Club Manager ero tipo: cosa cazzo è tutta questa roba, porca troia? Poi ho detto: ah, ok, vabbè, facciamo subito, andiamo noi su ritente osservazione, c'è anche questo con un 7 garantito che servono 300.000, ma noi non abbiamo 300.000, 300 point, quindi facciamo questi da poveri, da 5.550, apriamo due volte, facciamo due opening pack, questo con 4 garantito, grazie mille. Sicuramente noi troveremo quello, però poi abbiamo un'opzione ritenta, vediamo qua che hanno cambiato anche tutta la modalità. Qui un 6 stelle mi sa, e vediamo che cazzo abbiamo trovato, perché per la nostra rosa avevamo proprio bisogno di Jean Mamont. Ok, direi di tenerlo perché è un terzino destro, io di terzini destri non ne ho tanti, sapete. Quindi questo lo teniamo, mentre sì, sono soddisfatto, cioè era un coso da una stella, non mi cagare il cazzo. Poi faccio riaffronta sfida, quindi riprendiamo un altro da 30, vediamo che cazzo ci esce fuori. E 5 stelle, 4, non ci interessa, però noi ritenteremo. Lurie è un terzino destro, ho bisogno di un portiere. Abbiamo trovato un portiere, non era niente di che, però vediamo quest'altro, sempre 4, 5 stelle. Perché l'ho capito dopo che le leopardate, lei che ha terzino sinistro, 24 anni, ormai siamo questo, a 80, possiamo farlo migliorare. Adesso noi abbiamo veramente tanti tanti giocatori. Prima cosa da fare è eliminare i giocatori che non servono a un cazzo nel nostro club. Allora, questa è la formazione, comandoci che Falcao, messe così perché ormai non avevamo più Griezmann. Significa squadra, poi se andiamo noi tipo Griezmann, no ma Griezmann, sì, vabbè, devo mandarlo via. Griezmann. Prenderci sopra, che cosa devo fare? Nuovo al contratto, vendi giocatore, ritirati. Quindi noi adesso dobbiamo scegliere questo giocatore, purtroppo Griezmann ha 33 anni e diciamo ritirati. Ora lo facciamo ritirare, diventerà un biciclette, va bene. Lo facciamo ritirare Griezmann, quindi salutiamo il nostro Griezmann e salutiamo altre persone che adesso sceglieremo. Almeno non vengono buttati, è un gioco gestito bene, che bene o male non ti sputtano tutti i giocatori. Adesso sarà lunga la storia, ovviamente sarà velocizzato. E se 27 anni, lo tengo, potrebbe servire. Terzino destro, Clerc da buttare via, Bordisso da buttare via, Garlovic da buttare via, Mustafi da tenere perché 92, 26 anni è fenomenale. Quindi Bordisso, bye bye, ciao Gavrilovic. Ritiriamo Clerc. Poi Alan lo teniamo un attimo, Neto via, Milito via, basta, Alan adesso vediamo, no anzi Alan, anche tu, tutti Alan, ho detto sotto i 30 anni tutti fuori, è ancora 27, Neto secondo portiere non ha mai giocato, quindi cioè, che cazzo devo dire, i 31 anni via, appunto adesso dobbiamo scegliere con dei criteri ragazzi, perché sennò facciamo invecchiare semplicemente le persone, perdiamo i giocatori, cioè non giocano, potrebbero essere forti, potrei usarli un'altra volta, ho capito che si ritieni nel
può fare tante belle cose. Quindi adesso vediamo di creare un nuovo settore giovanile, rischiando ovviamente molte volte di perdere, ma potremmo avere un futuro. Quindi nella seconda linea non ho più nessuno, nella prima non ho più nessuno, adesso ho solamente giocatori che non posso neanche togliere più di tanto, perché Ovedes a 20 anni devo tenerlo. Glick che devo, adesso devo prendere i nuovi giovani, che devo prendere sicuramente un terzino destro, che è, l'abbiamo beccato, no? Abbiamo beccato un terzino destro, poi successivamente Erviti dovremmo metterlo via, Sturaro pure, quindi ci serve un centrocampista centrale, Gio Mario e Oscar ancora per 2 anni ce lo faranno, anche i Koke, Rakitic ormai è venuta la sua età, però lo tengo ancora un po' perché 91 intanto, Neymar purtroppo deve abbandonarci, appunto mi sa che questo lo lasciamo alla fine, perché Neymar lo lasciamo alla fine, che ci abbandona. Rodriguez, 31 anni, purtroppo ci abbandona ma più avanti. David Luiz ci abbandonerà ora, cioè fra poco anche lui. Quindi questi due li teniamo verso la fine, nell'abbandono. Quindi abbiamo bisogno di attaccanti, Falcao lo teniamo ancora un po', Mandzukic c'è ancora un po', Eze è giovane, Arduriz 25 anni e Tevez 25, quindi direi che li teniamo ancora un po'. Abbiamo bisogno solo di attaccanti, ne abbiamo, però forse un altro, giusto per essere sicuro. Vediamo se riusciamo a prendere dei trequartisti e due dei difensori abbiamo bisogno, e un portiere. Quindi adesso prendiamo i nostri gestione giocatori, questo gestione giocatori e gestione lista osservatore, no, lista giocatore, lista osservatore, ok. Questi sono i cazzo di giocatori che noi abbiamo, no? Li ho messi in base alla potenza, ma noi adesso ci serve in base alla sua posizione, perché dobbiamo vedere quelli che ci sono e quelli che no. Quindi le punte più importanti che noi abbiamo: Ben Yedder, Alcacer, che potrebbe esserci molto utile come punta, Remy 23 anni, 79, questo lo teniamo ancora un po', aspettate un attimo perché io devo pensare, Cariglio lo tengo dopo per il cazzo di scambio, Miralas, anche lui che è un esterno, potrebbe esserci molto comodo, tutte e due, Mirlas da un lato e Gizal dall'altro, però affiderei la mia fiducia a Paco Alcacer, 22 anni e può crescere molto di più, quindi un attaccante in più, e gli altri due li teniamo più avanti. Tre quartisti, che c'è Banega, Calhanoglu, che non so pronunciarlo, Marez, Musonda, che purtroppo è molto basso, Barry, guardate Barry, cazzo, porca puttana Barry, guardate che med... Mi ispira gran fiducia questo qua. Rakitic se ne va e Gio Mario ancora. Quindi al posto di Rakitic ci serve un altro giocatore. Noi ci avviliamo ovviamente a Banega. Proviamo Banega. Non se l'aspettava. Non so pronunciarti, mi dispiace. Di 3 anni sempre al nostro caro e carissimo amico qua dentro. Successivamente dobbiamo andare la difesa bassa, quindi abbiamo bisogno di due difensori centrali per coprire i vuoti che andremo a eliminare togliendo i difensori, e successivamente il terzino destro che l'abbiamo trovato, quindi per adesso teniamo ancora qua, dico bene, perché noi abbiamo un attacco molto offensivo, quindi io direi che lui, proviamo ad affidarci a questo ragazzo, prendiamo subito Naldo, 4 anni Naldo vuole diretto, adesso modelliamo un attimo la squadra, poi così facciamo l'allenamento, li facciamo subito crescere, bello, mi piace, cioè mi ispira fiducia e anche abbastanza sicurezza in difesa, ovviamente quando diventerà più maturo, perché momentaneamente secondo me ne perderemo abbastanza, non tantissime, però insomma dobbiamo farli abituare. Ecco il punto drammatico della mia vita, il portiere. Speriamo che vada bene, teniamolo solo per 2 anni, vediamo come cazzo gioca e basta, i messaggi, no, non mi servono i messaggi ora. Allora, Neymar, io mi dispiace, Neymar è stato uno dei nostri più grandi giocatori e lo mettiamo nel ritirati, e ora diventerà un grande, ma grande vice. Costil, io lo tengo ancora un po', perché vorrei che se ci fosse un problema col primo. David Luiz non lo tengo, Glick lo mando a fanculo, terzino sinistro lo tengo ancora un po' per far maturare l'altro giocatore, però successivamente tiriamo anche Glick, Nanda, Ventura, Esplosioni, Botti, cazzo la figa per tutti. Rodriguez lo teniamo, Erviti lo teniamo ancora che 87, sta sempre salendo, Rakitic lo teniamo ancora un po', Carvajal lo teniamo ancora un po', Sturaro ormai lo facciamo secco e prendiamo il nuovo che è arrivato, Gio Mario lo teniamo, 93, ottimo, Mandzukic lo teniamo, Falcao lo teniamo, Oscar lo teniamo, Eze lo teniamo, Vlahovic,
Tevez, Aduriz, Naldo, ecco i nuovi giocatori, Naldo, Calhanoglu, Burki, Schnumt, Paco Alcacer, Armando, Ovedes e Berri. Io direi che questa squadra diventerà bella bella tosta. E secondo me diventerà anche bella possente. Quindi facciamo l'allenamento, così li facciamo maturare e li facciamo esplodere praticamente, eccetera. Vediamo chi cazzo mai crescerà, è cresciuto Erviti, che non doveva crescere. Carvajal, Mustafi ottimo, Evra ottimo perché è giovane, e poi gli altri, ciao, vabbè. Gli altri sono felici di giocare in questa squadra. Quindi ragazzi, vi lascio, vi abbandono così. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, e se volete vedere la prossima partita con la nuova squadra che andrò a fare e a modificare. Quindi vi saluto, bella a tutti.